Buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, dipende da quando vedrete questo video, cari signori, signori, ma soprattutto signorine. Siamo ancora su 7 Days to Die e oggi vedremo alcune novità. Una proprio dove trovare gli attrezzi che ci serviranno poi per costruire la nostra casa. Ho posizionato la sleeping bag come avete visto e lì vedete c'è un'insegna, quindi c'è una città che io preventivamente visto da lontano, quindi mi sono fermato lì. Nella città dovete fare molta molta attenzione perché intanto abbiamo trovato praticamente è un negozio che vende libri e i libri possono trovare delle ricette, dei blueprint in poche parole che ci insegnano robe particolari. Vediamoci qualcosa, il fucile pompa, ottimo, guanti, chiave, all'interno di queste biblioteche o negozi di libri avremo ottime possibilità di trovare delle blueprint che ci insegneranno a costruire cose che non sono presenti in realtà nel nostro archivio o nel nostro menu di crafting e quindi vanno ad aggiungersi e sono molto molto importanti. Abbiamo ancora un altro fucile, vediamo un po'. Anche perché devo fare attenzione perché in città il problema è che ci sono molti tipi di zombie, a parte quelli lenti, quelli un po' più veloci, ci sono delle zanzare e compagni. Allora, intanto posizioniamo il nostro blueprint sulla nostra cintura. Una volta ciò, selezioniamo l'oggetto e clicchiamo con il destro. Cliccando con il destro impareremo, vedete, Rise and Locked, e così impariamo. Ecco, in questo caso abbiamo due oggetti, vedete che una volta imparata sopra è comparso un libro giallo. Questo libro giallo significa che conoscete già quella ricetta, quindi è inutile per voi in quel momento impararla. Impariamo anche questa roba qua, stessa cosa, questo qua ne avevo due. E è comparso il libro giallo, quindi vediamo un attimo. Ah, queste qua che devono ancora essere viste. Andiamo, non c'è niente. Voilà, sniper. Posizioniamo subito, impariamolo subito, immediatamente. Eccola qua. Praticamente, poi una volta per liberarci di un oggetto schiacciamo Q e con Q ci scarica oggetti, come vedete. Ora Cyber already know, quindi tutte le ricette sono già state imparate. Mezzo le scatole sto qua, togliamo, mettiamolo, Sanketen, sempre con il destro, e torniamo in città. In città ci sono vari tipi di negozi, ecco ti pareva, e ci sono le auto. Nelle auto troveremo robe molto interessanti, potremmo trovare batterie, potremmo trovare niente come questo momento qua, cioè poca roba, ma possiamo trovare anche roba interessante. Comunque, quello che voi dovrete cercare per primi in una città sarà la posizione, non il food sì è importante, ma non così tanto. È questo negozio qua, il working tools, non ho visto il nome. Comunque qui all'interno troverete, devo rompere altro po', sacchette, eccoci qua. Avete visto, qui troviamo parecchia roba, soprattutto attrezzi e
che ci saranno utilissime. Abbiamo l'inventario pieno, spostiamo questa pala con, mettiamo, sì, vai, vediamo le piume. Come vi ho spiegato nel video precedente, i colori, le barre di colore sotto gli attrezzi sono quelle che ne determinano la qualità. Quindi in questo caso qua la qualità dell'ascia è buona, molto buona, quindi ci dà la possibilità di rompere velocemente anche le casse e in caso poi di abbattere anche alberi e di utilizzarla in modo corretto. Vediamo se la fortuna ci guarda. Oh, ottimo, quindi rebar frame e repair kit. Repair kit sono utilizzati per aggiustare pistole o altri oggetti, diciamo, particolari o composti. Ho trovato un'altra palla, un'automobile. Abbiamo tutti e tre per sicurezza. Stanco, lo so, non si preoccupi. Vediamo un attimo se qui sotto controlleremo. Vediamo, niente, la sagra del culo, ottimo. Vediamo qua dentro, c'è un libro, questo qua è il lock, quindi noi potremo o metterci qua, colpire la cassaforte finché non si pseudo distrugge il lock, quindi il lucchetto che la tiene, oppure lasciamo perdere. Stanco, lo so, mettiamo un po' a posto, sfiamo, è grigia, quindi vediamo quanti pezzi di ferro ci dà, quanto ci mette. Sì, tanto la roba grigia possiamo pure distruggerla, cioè in questo caso perché noi abbiamo quell'arancione, quindi possiamo anche evitare di tenerla. Sto cercando di liberare lo spazio, mettiamo via l'ascia per sicurezza. Cosa facciamo? Wood plank? No, non abbiamo tempo. Vabbè, comunque un'altra auto. Le auto sono molto molto importanti, mi raccomando. E comunque in città ci sarà una cosa in più da dire, cioè che insomma, come vi dicevo prima, ci sono molti tipi di zombie, da quelli che bruciano a quelli che sono più veloci, quelli un po' più lenti. Abbiamo trovato le ruote per la mini bike che vedremo più avanti, e il rastrello praticamente per coltivare, e faremo un video anche su come coltivare i vegetali. Come vi dicevo, ci sono vari tipi di zombie e ci sono soprattutto cani zombie. Quello, benzina, può sempre essere utile. Ecco, c'è un cane nelle vicinanze. I cani sono molto 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 pericolosi perché sono veloci, quindi non sono come gli zombie. Vediamo un po' di roba. Non sono come gli zombie. Ecco, c'era un cane proprio lì che ci stava guardando. Fortunatamente non ci ha sentiti, non ci ha visti. Però una batteria molto importante, ottimo. Ve lo dico, fate attenzione ai cani, perché i cani veramente sono molto pericolosi, mi raccomando. Cioè, colpiteli il più possibile, ma se sono in tanti scappate, fate prima. Signori, buongiorno, non curatevi di me, ma guardate il passato. No, che guardate il passato, questi qua vengono a svangare il sacchetto scortale. Quindi vediamo qua dentro sta macchina qua, cosa c'è? Prendiamo il filtro. Sì, filtro, devo io questo, ok. Perché mi sono soffermato su questa città? Per semplice fatto che, porca miseria, tanta roba. Gli occhiali
servono al mio uomo. Mi fermo un secondo. Ho trovato degli oggetti che possono essere indossati. Vi conviene metterli sul vostro personaggio in modo tale che questo possa avere un riparo in più. Dica signora, buongiorno, cosa vuole? Mi dica tutto. Che ciapa, non è troppo pacato. Brutta bestia, aia, brutta bestia, pelosa, ciapa. Ottimo. Cosa mi hai lasciato qua? Non ti ricordo? Niente, ti pareva. Comunque, come dicevo, vi conviene indossarli perché vi aiuteranno a avere più riparo e a avere, diciamo, alcuni bonus di difesa. Per andare, dato stiamo scrappando un po' di iron, per andare a posizionare gli oggetti, fate altro che andare su character e mettere gli occhiali. Vedete che bello? Gli occhiali? Bello, bello, oddio. Brutto come un animale. E abbiamo compagnia, dobbiamo sentire, e dobbiamo ricordarci di tenere sempre d'occhio anche l'orologio, perché se ci troviamo qua alle 10 di sera è un po' un casino. Dica signora, vedo che lei è un po' agitata. No, 1, 2, i ciccioni, questi qua sono un po' più duri da stendere. Aia, mi pareva. Città vicino è prima di tutto le forniture che possiamo avere. Possiamo avere forniture di qualsiasi tipo. Se entriamo nei condomini che ci sono, dei condomini con vari appartamenti, noi possiamo trovare cibo, possiamo trovare acqua, possiamo trovare attrezzi e utensili che ci saranno molto utili. Qua che c'è? Ah, la pistola, bello. Da qualche parte, se di questo va, poi scrappiamo. Come dicevo, potete trovare adesso sto scrappando iron per da aggiungere la nostra collezione, che poi ci sarà molto utile. Dovrete la città è un punto molto importante, quindi vi conviene averla abbastanza vicina. Una volta identificata dove è la città, secondo me potete già pensare a dove farvi una casa, o comunque sia dove pensare di fermarvi con il vostro personaggio. E in questo momento sarà quello che faremo. Adesso sono andati al food e cercheremo un luogo per poter, intanto dove poter passare la notte. Ho pensato a passarla qua, però il problema è che in città ci sono troppi zombie, veramente troppi, e quindi la situazione è un po' particolare. Vediamo un po', scrappiamo questo qua, no, va bene, questo qua, questo, teniamo qui l'arancione. Ma cosa c'è? Niente, ti pareva? Signore, mi dica. Niente, neanche lei. Allora, la fattura. Scendiamo dalle scale. Dove trova? Ottimo. Ok. Questo qua teniamo. Via. Ok. Allora adesso ci richiamo, andiamo a recuperare il letto che avevamo messo giù e andiamo a cercare qui intorno un posto dove poter costruire una casa, o almeno farci un riparo. Se faremo tempo costruiremo qualcosa, altrimenti dobbiamo farci un riparo di fortuna, quindi un qualcosa ecco, zombie, qualcosa veramente di fortuna.
Andiamo. Quindi, oltre ai cani, anche attenzione alle zanzare, vedete, siamo qua, cerchiamo qualche posto dove andare. Serve un posto dove c'è anche acqua, perché di acqua ne abbiamo bisogno. Però vabbè, andiamo avanti. Comunque, questi ronzii, sentite, sono i ronzii praticamente di zanzare che sono costantemente all'interno delle città, specialmente nelle città, e rompono le palle. Zanzare, poi non sono zanzare o cosa, o vespe, o calabroni, o bestie pelose, sono solo che danno miele, quindi presuppongo siano qualche animale di quel tipo lì. Però attaccato dall'alto vi mettono un po' in... ecco, vedete, vi mettono... non siete proprio al riparo se siete in alto, perché potrebbero arrivare loro a rompervi le scatole. Un ciccione, sì, buongiorno, va tutto bene. Eccole qua, vedete. Non vi rompono molto le scatole, però fate attenzione comunque a loro. Poi vediamo. Sto cercando anche adesso un posto dove poter piantare una minima artice. Oh, ecco il poliziotto. Questo qua molto, attenzione, questo qua è molto molto pericoloso. Pericoloso perché? Perché per attaccare vi vomita addosso acido. Guardate. Ok, vi vomita acido. Se lo colpirete ma non lo ammazzate velocemente, e gli si farà esplodere letteralmente, creando una valanga di danni, aia, creando danni, diciamo, ad area. Quindi fate attenzione, mi raccomando, a questo poliziotto che è molto molto pericoloso, anche perché distrugge con il suo vomito acido, distrugge tutto. Siamo saltati qua direttamente perché ho voluto evitare di farvi vedere tutto il tempo che abbiamo cercato un posto, e abbiamo trovato questo posticino qua. Adesso mettiamo addosso, no, è persa. Non è sto granché, però almeno dà un po' di protezione. Quindi protezione. Allora, abbiamo trovato questo posto qua. Bisogna fare attenzione perché sono le 20 e 20, quindi siamo vicini alla zona in cui i zombie cominciano a correre. Quindi conviene prendere e costruire un riparo di fortuna qui. Prendiamo l'accetta e la pala. Pala, quella arancione, eccola qua. Okay. Per prima cosa tiriamo giù un albero. Un albero ci darà del wood, che poi noi potremo trasformare. Allora, wood lo craftiamo in wood plank, fiber, e liberiamo uno spazio e cominciamo a scavare. Possiamo andare giù di 3, 4, 5, non occorre andare giù di tantissimo. Ok, va bene, 5 per sicurezza. Facciamo uno spazio dove poter posizionarci tranquillamente. Ok, perfetto. A questo punto cosa facciamo? Facciamo con le wood plank che abbiamo, costruiamo 12, 16 degli stick. Questi stick li utilizzeremo per... cavolo, abbiamo inventato la butta via. Questi stick li utilizzeremo per costruire delle scale che ci permettano poi di uscire da questo buco infernale, questo buchetto, però per riuscire a uscirne. Quindi con gli stick posizionati in questa maniera craftiamo tre ladder, quindi tre scale, che andremo poi a posizionare come si posiziona tutto. Quindi con il sinistro si ruota e con il destro si va a piazzare. Deve essere finito, esatte. Allora, ci abbiamo già il posto. Uno, selezioniamo uno. Ok, vedete, non si vede proprio tantissimo, però c'è la scala. Proviamo a girare.
andare un po' in dentro, perché è la prima un po' rognosa a posizionare. Ok, perfetto. Allora, essendo questo un riparo di fortuna, bisogna letteralmente costruirsi un riparo. Abbiamo della terra fertile, che abbiamo preso scavando questo buco. Saliamo saltando sulla scala e posizioniamo la terra sopra. Eccola qua, che poi noi andremo a togliere con la nostra pala. Perché questo? Se sentite, si sentirà nel video, perché gli zombie sono già che girano qua intorno appassionatamente. Quindi, e stanno arrivando le 22, per evitare di morire cerchiamo di pararci il culo, e ci pariamo il culo in questa maniera. Sembrano dei ratti, sembrano delle talpe, però dobbiamo in qualche maniera salvaguardarci. In questo caso sono le 21:55. Faccio sentire che i zombie sono proprio sopra di noi. E adesso sono le 22. Generale di quello che abbiamo fatto. Quindi, perché quella posizione lì? Perché è una posizione ottima. Abbiamo clay, che vedremo comunque domani. Abbiamo rocks, quindi ferro e pietra. Abbiamo acqua e abbiamo la città. Penso che possiamo terminare qui il video di oggi. Dal prossimo video vedremo come costruire una casa che faremo qui intorno, ma vedremo anche come procurarsi da bere, da mangiare e tutto. Se vi è piaciuto, spollicinate verso l'alto, commentate con le vostre idee, i vostri commenti, condividetelo e iscrivetevi al canale. E ciao a tutti!